House Flipperino? Io andrei su House Flipperino in realtà. Lo sapete che cosa dovremmo fa'? Dovremmo comprare una casa e ristrutturarla e sti cazzi. Poi la vendiamo e vaffanculo. Potrebbe essere un content da fa'. Compro la casa abbandonata, fammi vedere le foto. Madonna. Che schifo. 36 metri quadri. Vai, compramola. Madò, che schifo. Almeno una lavata, sì. Raga, mi sa che la sto buggando. Guarda che sto pulì dentro casa con l'acqua, sì. Oh cazzo. Vabbè, andiamo a pulire da dentro. Madò. Allora, qui ci si potrebbe fare uno studietto. No, col cazzo, regà. Lì ci si deve fare una camera da letto, per forza. Ok, il bagno, vabbè, carino. Sta doccia, Dimo, si può pure tenere. Se si può pulire, però. No, è proprio abbozzata. No, vendi tutto. Vendi tutto, porco due, che è una merda, eh. Allora, ah, quindi questo è il salone. Ok, mo casa è pulita. Fosse questo il problema. No, non è la prima casa che compro, però è la prima casa che voglio vendere e ristrutturare. Cioè, che voglio ristrutturare per poi vendere. In realtà il processo è il contrario. Non è che prima la vendi e poi la ristrutturi. What the fuck. Con sta casa la rendemo una hit. 30 metri quadri. Come cazzo fa, man, fa 30 metri quadri? 30 metri quadri a Milano è una villa. Dentro? Madonna, che aborto di casa, ragazzi. Holy shit. Fai un open space. Ma lo sai che sei un bel genio? Cioè, se tipo qua apri... No. Sì, il problema è che open space, ma dovrei fare, cioè, letteralmente l'open space totale. Cioè, devo buttare giù tipo tutto il muro. E fa un open space totale. Tra sala e cucina. Quindi questa resta, dici? Cioè... Questo resta. Quindi sarebbe da fa da qua. È una bella idea in realtà. Ok, nice. Ci sta. Almeno recuperi, sì, recuperi un po' di spazietto. Così recuperiamo un po' di spazio. Certo che il bagno in cucina. Se cambiassimo l'ingresso, vendiamo sta parte qui, facciamo il muro e apri qua. Perfetto. Molto carino in realtà. Qui fai l'angolo cucina proprio piccolo, sti cazzi. La porta è larga 3, non è che ho trollato. Quanto... Fammi vedere una porta da bagno, tipo. Ah, è... Porco Dio, è piccola. Ah, no, è perfetta. È perfetta. Tanto questa è una casa per viverci da soli, raga. Cioè... Ah, famo così. Qui abbiamo preso spazio, ma in realtà l'abbiamo levata la camera. Perché mo... E il termosifone, secondo me, lì non si può fare. Il termosifone va messo qua, secondo me. Impianto da montare. Perfetto. Ok, qui è perfetto. Allora, aspetta, vediamo un po'. Pavimento e soffitto. La moghetta è una merda, sì. Il pavimento pure io vorrei in parquet. Tipo parquet rigato scuro, bello. In realtà questo è più figo. Mi piace più questo. Questo è bello vero. Bello così, oh. Ma cazzo, è quello di casa mia, what the fuck. E muri? Bianghi? Bianghi? Azzi. Gialli rossi. Io ti direi tipo cristallo. O via lattea. Una crema chiara. Però poi è troppo scura casa, secondo me.
Forse crema chiara, però in realtà è bello, vediamo. Sti cazzi. Crema chiara secondo me potrebbe essere pulito. Bello! De Cristo! A me comunque, io sono tipo troppo affascinato dalle case piccolissime, regà. Cioè tipo a me le case piccolissime mi piacciono troppo. Ma però ristruttura una casa e vendela, poi non rosi. Non è tipo, capito, fai un ragazzino e poi lo vendi. Mai provato a fare un ragazzino a venderlo, vabbè, per fortuna, però. Ok. Ma quella parte lì della cucina la potremmo fare in altro colore, tipo. Allora, l'interno del mattone qua lo faccio come l'interno della camera o come l'interno dell'open space? Aspetta, scegliamo prima il colore tipo della camera. Che colore facciamo camera? De che colore la famo? Blu scuro, è che è troppo scuro, non me va. Però non me va di farmela manco tutta bianca. Non me va di farla manco troppo scura. Blu viola. Sì, ma non tutta di sto colore a sto punto. A sto punto swappiamo pure colore. Facciamo due pareti così. E poi su queste altre pareti che colore faccio? Bianco. Dite bianco. Ah, senti, tanto questo qua tanto lo devo buttare. Vediamo come esce. Te dirò, è carino, eh. Forse blu però era meglio. Non mi fa impazzire quel viola lì. Rosso sangue. Bello. Forza d'oro. Bello. Elegante. Che cazzo di porta ci metto qui, raga? Porco due. Oh, mi sa questa la classica, ciao. Che mi sa che questo qua, raga, per non spenne troppi soldi. Come serve il lampadario? Qualcosa che faccia luce. Oh, questo qua per la cucina è perfetto. Oh. Oh, va bene. Bello, 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 bello. Oh no. In realtà ci starebbe bene il rosso scuro che riprende le pareti. Sì, ma raga, ma non... Un altro rosso. Questa è bella, oh. Le porte d'ingresso vanno per forza così, raga. La maniera. Carina. Togli un ingresso. Ma lo sai che mezzo mezzo? Fai la vetrata. Dovrebbe stare già su porte, in teoria. Dovrebbe essere così. Più o meno. Nera, però. Vetro. Raga, tutto molto bello, perché è tutto molto bello. Ma la vera domanda è, mo, tutta la roba io dove cazzo la metto? La cucina come volemo fa? Ci stanno le cucine proprio complete, tipo piccoline. Mobile da cucina alto. Con forno a microonde. Diamo una cosa sicura, raga, è il frigorifero. E il frigo qui, dite, raga, dove metto il frigo? Qua? Per così, che dite? Come no? Dite qua. Questo va proprio però all'angoletto. Questo potrebbe essere simpatico, in realtà. Questo potrebbe essere carino per... Sì, ma poi là in me... Cioè, lì che c'è? Che dici? Ci lo fa entrare un altro mobile là? No, porco Dio, mi sto triggerando. Lo sai che forse... La situazione è così.
forse la situa va imbastita così. Vedi, questa qua è angolo pure, no? Raga, se potrebbe... Cioè, potremmo aver trovato la soluzione. Sì, ma come cazzo vado? Io ho preso. I don't care. Io ho preso, sì. Quella è una bomba, sì. Mo' dubbia uguale, quello è il problema. Eccolo. Perfetto. Ok. Ma come non c'entra? Sa, mancano i fornelli. Qua ci metti... Non c'era quell'altro. Cottura? Eccoli, bravo. Vero che al contrario. Ok. Volevo fare qua roba così, ma è troppo poco spazio. Non c'è mo spazio, zio, a canna sto mobile. Oh, vabbè, carino. Perché è aperto qua? E ad angolo ci va l'altro pezzo. Ma che pezzo ci devo mettere? Ma porco Dio, ci devo mettere il mobile che ho venduto, raga. Porco Dio, ho speso i soldi a caso. Clean. Ma dove si mangia il cibo? Questa è una bellissima domanda. Qui ci mettiamo un tavolinetto proprio di merda. Tavolo. Cedro. Ok. Ma quanto è grosso, porco Dio, raga. Ma quanto cazzo è grosso? Ah, scusami, ma aspetta. Ah, più che altro, ma io qui, ma io... Dove cazzo lo metto il divano? Leva le finestre. Oh, questa dite, eh? Levamo sta finestra e ci mettiamo la televisione qua. Divano al centro. Divano. Sì, ma una roba. È troppo grosso, porco demonio. Mi serve in due posti, sì. Eccolo. Pulito. Pulito. Dietro il divano e il tavolo. Bravi. Però piccolo il tavolo, sì. Qui fanno dei tavoli o li fanno giganti o sono minuscoli. Tavolo rotondo, dite. Facciamo questo, il solito. Sei cedro. Questo mi piace. Questo yaki, ti qua ci metti una sedia e ciao, e hai finito. Bello pulito. Cioè, ci sta, questo ci sta e come. Qui ci metti una sedia. Sedia. Yeah, ci metti questa. Qui ci vivi da solo e non c'è manco ospiti. TV a muro, parete. TV sospesa, eccola. Olè. Pulita. Però qua un tavolinetto ci sta. Un mobiletto sotto la TV. Tipo, vediamo un mobile TV. Pure se sta attaccato a sti cazzi. Famo un mobiletto TV sdrogo. Tipo questo. Questo qua è carino. Sempre cedro, che ormai abbiamo capito che il cedro ci sta bene. Quadro sopra il tavolo. Vabbè, qualcosa se potevamo inventammo. Però per ora il grosso qui è stato fatto in realtà, eh.
qui il grosso è stato fatto. Molto carina come casetta sta scena. Dove cago? Qui. Questo è il bagno. Qui c'è la doccia. Il bagno non l'abbiamo ancora ristrutturato. Non c'è manco una luce. Ah sì che ce l'abbiamo. Una bella cagata. Vabbè. Però spostare il water a destra, porco due. Cioè, il water non te lo fa spostare. Devi vendere e comprare. So troppi sordi, ma che cazzo me frega. Va bene pure qua, raga, va benissimo, sì. Perfetto. Bagno e docce. Sai che qua ci starebbe bene sta doccia qua? Sai che ci sta bene questo? Che dite? La famo così, va. Very good. Very good. No, raga. Ho montato davvero sta cosa prima di rifare i pareti. Bello questo. Bello. Lo faccio così al bagno, raga. Madonna, che schifo. Fammi vedere se si può buggare. Oddio, se gliela faccio mi metto a piagne. Oddio, è perfetto. È perfetto. È perfetto, ragazzi. Sanitari. Lavabo. Bang. Perfetto. Metti una lavatrice. No. Aspetta, specchio. Ok. E io te direi... E dobbiamo mettere per forza de cose pure... Un impianto di riscaldamento. Dobbiamo metterci... Questo. Vendi sta merda. Che mania... Che cazzo si mette? Questo si mette in bagno. Ce lo vedo bene. Non so, siamo sicuri? In realtà no. In realtà in bagno non ce l'ha tipo quell'aggeggio. Tipo questo. Tipo tutti i faretti così mettiamo. Bagnetto fatto, sexy. A camera. Tocca mettere assolutamente un letto singolo. Ah, dobbiamo cambiare il pavimento? E ci avete ragione. Che ci metto? Moquette. Mettiamo la beige così. Non mi importa niente se piangi. È bella. OP. Levare una finestra, dite. Allora, a sto punto leviamo una di queste due. Una grande. Mi sa che era... Sì, è questa dovrebbe essere. Bella. Perfetto. Ma a sto punto leviamo questa, scusa, no? Lasciamone una unica e la leviamo questa. Cioè, una doppia unica e levi questa qua a muro qua. Matrimoniale. Però matrimoniale te lo dice... Forse non è... Forse non sono matrimoniali questi. Che dite? È un azzardo per un letto così grosso? Per me no. Pure se lo metti al centro sali solo da un lato, sti cazzi. Però è grosso almeno. Armadio. Ah,
I don't wanna die for them to miss me. Bello. Il comodino ce lo metti uguale, eh. V. Una cassettiera sotto la TV, che dite? Tipo questa è bella, eh. Pulita vera. Pulita vera, oh. Vabbè, il lampadario per me va bene pure questo, sì. Una mensola poi mette sopra. Se c'è bisogno di mensolette, vi una mensola. Tiè, la metti qua. Se ti serve qualcosa, ci butti qualcosa là sopra. Vendi la casa. Cioè, adesso noi potremmo fare vendi casa. Beh, casa mo è carina, però scusa. Cioè, mo adesso aspetta un attimo. Mo vorrei rifà pure questo. No, però tu immagina de boom. Tu arrivi. Boom, entri, bel salottino. Divanetto, televisione, console, tavolo, cucinotta. Grande doppia finestra che prima c'era. Prima c'era il bagno de fuori. Boom, camera da letto davvero scapolo. E boom, bagnettino esotico. Cioè, casa è perfetta. Vendi la casa. 50 bombolotti secchi. Buono. Che cazzo me ne frega, io 15.000 me li prendo. Ma a chi gli vado a far fuori col giardino? Accetto offerta. Madò, guarda. Madò, guarda che lavoro. Madò, ragazzi, che lavoretto che abbiamo fatto. Porco zio, quell'incubo. Tiè. Oh, abbiamo fatto il lavorone, eh. Sono soddisfatto, fighissima sta cosa.